È possibile avere un'energia che costa veramente molto poco, molto poco, poco non è male. Comunque, insomma, è possibile muovere un ascensore con un'energia che può essere sufficiente, per esempio, per accendere una lampadina con 400 watt. Ne parliamo con l'ingegner Mario Tripaldi, imprenditore, che in qualche modo ha contribuito alla nascita, all'invenzione, allo sviluppo anche commerciale di questo che noi abbiamo soprannominato ascensore a pila. Che cos'è l'ascensore? L'ascensore a pila non è altro che un'applicazione delle batterie che è stata affinata nel corso del tempo, abbinata a un motore in corrente continua. Di fatto non è una rivoluzione, ma solamente un'applicazione di qualcosa che abbiamo già. L'uovo di Colombo sta nell'utilizzo delle batterie per muovere l'ascensore. E questa possibilità che ci viene data dalle batterie, quindi non di andare direttamente dalla rete per far funzionare l'ascensore, ma prendendo energia dalle batterie, si tagliano i picchi di consumo della rete dell'Enel e quindi è possibile muovere l'ascensore, che è un ascensore tradizionale, bilanciato, senza olio, con poca energia. Bastano tre lampade, il consumo di tre lampade per farlo muovere. E questo che stiamo vedendo è l'apparecchiatura, ci Sì, sono stati accorgimenti speciali anche nella realizzazione della meccanica dell'ascensore? certamente sì. Come dicevo prima, è un ascensore bilanciato da un contrappeso, non è ovviamente un impianto con dell'olio, quindi Impianto che deve idraulico, andare sì. con della pressione. Il sistema basta poca energia per smuovere l'ascensore, per fare il picco per muovere l'ascensore e quindi poi il consumo di conseguenza viene ridotto a 600 watt, ecco. L'esperienza vi viene da una lunga attività nel campo delle scale Sì, noi mobili, delle costruiamo sedie. montascale e il montascale da sempre viene utilizzato sia il sistema batteria che il sistema del motore in corrente continua. La possibilità di conoscere lo sviluppo che questi due componenti fondamentali poi per la vita dell'ascensore ci ha permesso di conoscere appunto le potenzialità e di svilupparle poi anche in occasione dell'ascensore verticale. Voi avete presentato questa novità ad Energetica, la seconda edizione di Energetica, avete già una commercializzazione in atto di questo Sì, prodotto? questo impianto abbiamo cominciato a costruirlo già all'inizio dello scorso anno e da subito ha suscitato parecchio interesse, ovviamente, e molta curiosità, ecco. Subito sono arrivati degli ordinativi anche dall'estero e praticamente abbiamo chiuso l'anno con 250 ordinazioni in portafoglio. Contiamo di raddoppiarle nel corso di quest'anno, il passo è molto buono, quindi Ma siamo costa di fiduciosi. più di un ascensore tradizionale o costa di meno? No, non c'è motivo perché costi di più. Di fatto è un ascensore con un'applicazione di cose già esistenti, quindi non c'è dietro un aumento di costi giustificabile. Noi abbiamo applicato quello che avevamo solamente affinandolo e quindi il costo è rimasto paragonabile a un ascensore normale. Ma è possibile applicare il motore di questo ascensore anche a degli ascensori già installati o bisogna cambiare tutto il Bisogna sistema? cambiare tutto perché tutto il sistema, quindi il bilanciamento, come dicevo prima, ci vuole un contrappeso e non più dell'olio, quindi è tutto quanto da cambiare. Però in questa situazione qui, cioè quando si viene a cambiare un ascensore di quelli esistenti, si hanno parecchi vantaggi. Primo fra tutti il fatto di non avere più bisogno della 380, quindi la 380 volt non serve più per questo tipo di ascensore che utilizza i 3 kW di casa normalissimi. Praticamente un elettrodomestico, un frigo o una lavatrice. In più abbiamo la possibilità di liberare quello che è il locale tecnico, quindi sono dei metri quadrati che il condominio, la casa Può privata, decidere viene di a sfruttare. utilizzare come Certo. vuole. Ma l'ascensore a bilanciamento è un ascensore che in realtà si usa da molti anni. Certamente, sì. E qual è la differenza fra il vostro ascensore a bilanciamento e quelli che siamo abituati a vedere nelle trombe L'ascensore, delle scale di molti diciamo, vecchi palazzi? di vecchio tipo sono ascensori che Per hanno. intenderci con i nostri ascoltatori, il bilanciamento è quel contrappeso che scende quando l'ascensore sale e Esatto, viceversa. perfetto. Dicevo, la differenza fondamentale è che uno va con dei motori in corrente alternata e quindi ha bisogno della 380 volt e quindi con delle correnti di spunto molto alte. Il nostro invece va con un motore in corrente continua.
che viene a prendere energia dalle batterie, quindi non ha necessità di correnti di spunto direttamente dalla rete alte e quindi consuma molto meno. Quindi il discorso, nella situazione peggiore l'ascensore consuma 600 watt insomma. Però i vecchi ascensori a bilanciamento non possono essere riadattati, no, perché comunque no. Bisogna cambiarne sì, anche la bisogna dinamica. Cambiare tutta la macchina. Io so che Josephine è pronta, aveva una domanda per il nostro ospite. Josephine, una domanda o un'informazione da dare? Certo, volevo dare un'informazione per quanto riguarda il progetto Life Plus, però volevo iniziare con questa domanda al nostro ospite. Se per fare progetti così comunque per uno sviluppo sostenibile, ovviamente è stato creato anche questo ascensore a pila, ma voi attecchite diciamo alla comunità europea per quanto riguarda i finanziamenti e in che misura, in che termini? Noi abbiamo già attivato delle procedure per poter avere dei finanziamenti per questo progetto. Non ci siamo ancora arrivati fino in fondo, ma contiamo di poter avere una spinta per affinare ancora di più la nostra tecnologia e poter portare avanti un progetto che consumi meno. Faccio un esempio. Noi possiamo attaccare direttamente l'ascensore ai pannelli solari, è una tecnologia che esiste già ed è solamente un'applicazione in più che possiamo attaccare al nostro ascensore, quindi è una cosa che stiamo pensando di fare assolutamente. Ecco, perché non so se è a conoscenza di questo progetto che si chiama Life Plus, questo nuovo strumento finanziario previsto comunque dall'Europarlamento per favorire appunto l'attuazione del sesto programma comunitario in materia di ambiente. Il fondo previsto ammonta oltre 2 miliardi di euro in 7 anni. Vediamo quali sono più o meno quali sono i progetti che possono accedere al finanziamento. Dovranno avere un interesse comunitario, apportare un contributo ovviamente significativo allo sviluppo sostenibile, inoltre devono essere fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario e in ultimo presentare un soddisfacente rapporto costo-beneficio. Questo mi sembra uno dei progetti insomma, che può certo. Erogare veramente tanti soldi e quindi aiutare lo sviluppo sostenibile. Andrea. Voi avete fatto un calcolo di qual è il risparmio per esempio di un condominio medio nell'utilizzo di un ascensore di questo tipo? Noi abbiamo valutato in circa un 30% a seconda dell'utilizzo, ma un 30% di consumo in meno nello stesso consumo e per la manutenzione? La manutenzione è uguale, assolutamente. La manutenzione sì, è uguale. Sì, sì. Grazie per essere stato con di noi, nulla. Buon lavoro. Grazie a lei.